che riguarda me stesso, che non sono mai di cristiani, che non lo facevo nell'italiano. Ciao. Per quel che riguarda me stesso, mi sono sentito bene a mio agio. Poi la partita purtroppo non ci ha dato un risultato positivo e di questo me ne rammarico, però la squadra si è vista con delle strategie buone e speriamo di raccogliere il tifo per la prossima gara, perché abbiamo bisogno di una classifica assolutamente deficitaria. Il tecnico più titolato per Latina, e allora cosa ha prevalso? La voglia di tornare a allenare in Italia o lo stimolo di un progetto che le ha proposto la società della Top Gold? Ma no, all'inizio, in questo momento, è sicuramente stata la voglia di ritornare in palestra. Nel tornare in palestra, poi nel campionato italiano. È una sfida con me stesso, perché fortunatamente nella mia carriera ho avuto la possibilità di allenare sempre squadre molto molto forti, che tutti gli anni giocavano per il primato, e adesso con la Cina si gioca per posizioni diverse. Perciò è una sfida con me stesso e sarà un'esperienza, io spero, interessante. A proposito di sfide, Daniele contro Bruno, la Dina Storia è uno scontro fratricida? Ma guardi, nel corso del tempo ci sono state tantissime volte che ci siamo incontrati. Naturalmente devo anche dire che le volte che ci siamo incontrati ho sempre avuto a disposizione squadre, diciamo, più forti di quelle di mio fratello. E per adesso è andata sempre o quasi sempre bene a me, e spero che continui. Le curiosità le lasciamo un attimo stare. Arriva Sora, squadra matricola, alti e bassi di inizio stagione, contro una Top Volley che deve ripartire. Come si inquadra questa sfida da Bitigna? Ma secondo me sarà anche molto interessante vedere il comportamento della nostra squadra, perché giocare da favoriti con l'obbligo del vincere non è mai facile, perché propone delle pressioni veramente molto alte. Perciò io spero che riusciremo soprattutto tecnicamente a imporre i nostri valori, ben sapendo che nel campionato italiano partite facili o semplici non ce ne sono, e perciò speriamo che la giornata sia favorevole a noi. Per concludere, lei ha affrontato la Top Volley Latina da avversario, ha toccato con mano la realtà del Palavanchini. Può bastare un nome come Daniele Bagnoli a riportare il pubblico in disparte, visto che viviamo un momento di flessione? No, io credo che la mia presenza non sia sufficiente per portare pubblico. Noi dobbiamo ricominciare a vincere partite e a rendere le partite qui al palazzetto molto molto interessanti e molto appetibili dal punto di vista del tifo. Perciò è molto dura riappropriarsi di quel tifo meraviglioso che io ricordo quando venivo tantissimi anni fa. Era veramente un campo tosto, questo è molto difficile mettere fuori le pene dalla Latina, si ricorda benissimo. Adesso è la prima volta che rientro, non so come sarà l'approccio col pubblico, però il pubblico va riconquistato. La ringrazio. Prego. Buon lavoro. Grazie.